Amici e amiche di Cannabis Watch Productions, io sono Kenobit, questo era il mio caffè perché stamattina l'ho già finito. Questo è un arcade stick che non è lo strumento più appropriato per giocare al gioco di oggi, che è, guardate, ve lo faccio, tiriamo direttamente fuori la schermata del titolo, è Championship Sprint, un gioco che io amo alla follia. Ciao Cartman, ciao Francesca Zambanni, buongiorno Ragnetta di prima mattina. Ciao Marco Milano, ciao Marco Mercure, Claro DJ, Black Cat, ciao a tutti quelli che mi seguono al mattino. Questo gioco in sala giochi non aveva un joystick come questo e aveva quello che all'apparenza era un volante, cioè era un volante, si presentava come un volante, ma se gli tiravi una manata girava pressoché all'infinito, non aveva una fine della corsa. E questo perché era di fatto uno spinner, di fatto un controller simile assolutamente a come funzionava quello di Arkanoid. Quindi erano i volanti infiniti di Championship Sprint. Siamo nel 1986 con Atari. Io amo il suono di dong che fa il gettone di Atari. Alzo un po' il volume così lo sentite anche meglio. Così. Sentite. Dong. Mi piace moltissimo. Pronti via, allora. Iniziamo con una pista facile. Vai. Non mi ha preso il generatore. Invece sì, io sono la macchina blu. Ovviamente giocarlo con questi comandi non analogici non è la migliore delle idee, ma io posso farlo, anche perché queste macchine qua che mi stanno sfidando per il momento sono delle seghe totali. Era molto bello in sala giochi nella versione che c'era alla mia spiaggia, che era tra l'altro a fianco a Double Dragon, belle cose. Championship Sprint aveva solo due volanti e si poteva giocare solo in due, ma c'era anche un cabinato originale Atari. Passo di qua, figata, le scorciatoie. C'era anche un cabinato originale Atari che aveva tre postazioni ed è possederlo è un mio piccolo sogno, anche perché giocato in tre questo gioco è esilarante, è fighissimo. E poi non lo so, questo mi appaga tantissimo. Uno, il design delle macchinine. Due, mi appaga il fatto che siano macchinine con questa visuale dall'alto, perché da un lato è molto Micro Machines, dall'altro è Formula 1, dall'altro sembra quasi realistico. Là dove sono passato, non apposta tra l'altro. Vedo grigio ragazzi, lo vedo grigia, mi sono perso le scorciatoie. Poi certo è impossibile giocare con il joystick così. Allora, questo sarà un buon giornissimo arcade, un po' più rapido del solito perché questa settimana affogo nel lavoro del mondo reale. Come voi forse sapete, il mio mestiere è tradurre videogiochi. E se ci pensate, quando è che il grosso dei videogiochi di un anno esce? In settembre, grazie per l'abbonamento, Brockenstein! Per il quarto mese consecutivo sei finalmente diventato un'anguria. No, eri già un'anguria dal mese scorso. Grande. Dicevo, ho una settimana di lavoro molto intenso perché io sono un traduttore di videogiochi. I videogiochi escono in settembre per il ritorno a scuola e in dicembre per Natale. E quindi questo vuol dire che il grosso dei giochi vengono tradotti,
tra agosto e settembre. Per me, mentre per molte persone del mondo agosto è il mese delle ferie, della tranquillità, per me agosto è il mese di fare le curve benissimo e planare nel culo alle IA. No, è il mese di grande fatica. Quindi questa settimana la programmazione di Kenobisbo, cioè anche perché sono in questo momento senza Babic, senza Bellotta, la programmazione di Kenobisbo ci sarà un filo più meno serrata del solito, ma sarà molto bella, anche perché la serata To Jam and Earl con il buon Mattia secondo me sarà bellissima, anche perché è un gioco che a modo suo è entrato nel culto dei 16 bit. Mattia lo conosce molto bene e è uno di quei giochi invecchiati in maniera così strana che sarà molto bello da vedere. Ciao Gofilo, ciao Nomotokei, ringrazio Brockenstein che poco fa si è abbonato. Vi ricordo che con Twitch Prime potete abbonarvi a Kenobisbo, cioè che se lo fate. Grazie Black Cat che hai donato tre cose, poi ti faccio un abbonamento. Caro Black Cat, e passo di qua. Oh, stavo dicendo è un partitone e poi mi sono schiantato. E mi lasci qua, brutta merda. Sono spacciato. Sono arrivato al quarto. Sono arrivato a 4. Ah, avendo messo io Choose an item for your car, Fast Chopper, Super Traction, ho scelto Higher Top Speed. Va bene. Che era l'ultima cosa che volevo, ma certo, Black Cat, in giornata mi trovi su Discord. In realtà sempre mi trovi su Discord. Abbiate pazienza in questi giorni se nelle comunicazioni sono un po' latitante, ma sto veramente lavorando come un matto. Minchia come va la mia macchinina. Sto lavorando come un matto, ma sì, mi troverai assolutamente su Discord, anzi... Se ci state seguendo magari su YouTube e non siete degli habitué del canale, vi invito a diventarlo, e un ottimo modo per diventarlo è frequentare la nostra community, che vi ricordo è la community più gentil, nerd di tutto internet, su Discord. Il link a Discord ve lo faccio apparire adesso in chat. No, 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 ecco, questo è male, questo è molto male. Chiudimi anche le scorciatoie. Sì, poi sbaglio direzione. Mi piace che o arrivo primo o arrivo quarto, non ci sono vie di mezzo. Dai che vi riprendo, vi sto riprendendo come vi riprendo. No, no, no. Senza volante è un incubo. Buongiorno Albans. Quanto voglio uno spinner. Prima o poi un giorno avrò uno spinner. Continuate a donare o ad abbonarvi a Kenobisbo Productions in modo che io possa comprare uno spinner per fare uno stream dedicato. Abbiamo l'ultimo credito.
con la curva parabolica. Quanto mi piacciono le curve paraboliche. Grazie per l'abbonamento, Albans, grazie mille. Visto che è l'ultimo gettone, vi ricordo ancora il programma della settimana. Tutti i giorni, al mattino, buongiornissimo Arcade. Alle 2, quasi tutti i giorni, a meno che non abbia problemi di lavoro. E ha vinto lui, però io sono secondo. Sono secondo, forse mi lascio ancora il gettone. Alle 2, di solito, retro gaming post-prandiale. E poi questo mercoledì, io e Mattia Zavè Ravanelli giocheremo a Toe Jam and Earl per Sega Mega Drive con veri controller. Quindi saluto, grazie anche a Enui perché si abbona per il sesto mese consecutivo. Grazie, grazie Enui, ciao Wonderboy, ciao a tutti, ciao a tutte. Io vi lascio alla vostra giornata, vi auguro che la vostra settimana sia piena di scorciatoie che non vi si chiudono in faccia. Torchio, per me questo gioco è solo estate, anche per me, è proprio un gioco che sa di giocarci a piedi nudi con un ghiacciolo in mano. E quindi vi ringrazio per essere stati con me, vi saluto, buongiornissimo Arcade a tutti e ci vediamo oggi alle 2 per il retro gaming post-prandiale. Ciao!